dalle scoperte geografiche. Alla fine del Settecento, con le esplorazioni nell'Oceano Indiano e le prime spedizioni polari, non resta praticamente zona della Terra che sia ignota. Per la prima volta popolazioni lontanissime vengono messe in contatto fra loro. Come ha detto Edmund Burke, un filosofo inglese, è come se la grande mappa dell'umanità fosse stata srotolata ad un colpo, mostrando insieme tutti gli abitanti della Terra. Le conseguenze sono diverse. In primo luogo si forma un mercato mondiale integrato, quello che è stato chiamato un sistema mondo. In secondo luogo i piccoli mondi isolati, cioè le comunità di villaggio, quelle dei popoli cosiddetti primitivi, vengono esposte al contatto diretto con altre civiltà e questo produce in un certo modo l'ibridazione, l'inquinamento, la distruzione delle culture locali. Succede anche, dal punto di vista delle conseguenze, che nessun evento o nessuna decisione, per quanto presa a migliaia di chilometri di distanza, resta senza risposta anche nelle periferie più remote. La distruzione delle tradizioni locali, dei piccoli mondi, lascia scoperto e sguarnito il criterio con cui prima gli uomini si orientavano sulla base delle abitudini. Cioè nelle società stazionarie, quelle in cui i cambiamenti sono lenti, il punto di riferimento delle tradizioni era un po' come un binario che guidava gli individui e faceva sì che sapessero come comportarsi o cosa aspettarsi in ogni occasione. Quando le tradizioni sono distrutte, quello che resta, soprattutto nel mondo occidentale, è l'idea di un processo, di una storia. La storia quindi sostituisce la tradizione, diventa per così dire una tradizione artificiale delle società a sviluppo rapido ed è la storia stessa una conservazione della memoria delle tappe attraversate e un modo per comprendere gli eventi nel quadro globale. Quindi la storia diventa un valore e una struttura di interpretazione della realtà. Non è sempre stata così. La storia esiste nelle società occidentali da almeno 2500 anni, ma in precedenza la storia era semplicemente una storia o locale o una storia di eventi specifici. Non era un tentativo di spiegazione complessiva del movimento dell'umanità. Non sempre il senso della storia è stato legato al senso del progresso. L'attesa del giudizio finale vedeva la storia come un regresso, perché alla fine dei tempi sarebbe apparso l'anticristo e quindi si andava sempre verso il peggio. Questo andare verso il meglio è in fondo una conquista relativamente recente. Se facciamo un passo indietro e cominciamo dai greci, dicono sempre che bisogna cominciare dai greci, l'idea greca era che il mondo fosse eterno e quindi non si riusciva a capire se il mondo eterno e l'umanità eterna perché continuasse a farsi la guerra, perché in fondo fosse così indietro nello sviluppo della civiltà. Allora, per spiegarsi questo paradosso avevano inventato una teoria che è molto ragionevole vista in questo contesto, e cioè che il mondo venisse periodicamente distrutto o che le civiltà venissero periodicamente distrutte. Per esempio Platone e Aristotele, soprattutto l'Aristotele giovane, ritenevano che tali distruzioni avvenissero soprattutto attraverso l'acqua, attraverso inondazioni che giungevano tuttavia soltanto alle pendici dei monti, di modo che si salvavano i pastori, le popolazioni meno acculturate e, se mi permettete una battuta, si ricominciava non da zero ma da tre, cioè si ricominciava da un tipo di cultura arretrata che conservava la memoria delle civiltà precedenti nella forma del mito. Invece gli stoici erano più radicali
e ritenevano, come già forse aveva fatto Pitagora, che tutto si sarebbe ripetuto esattamente identico, di modo che la nostra vita, e questa è la teoria che poi ripresa da Nietzsche in altra forma, dell'eterno ritorno dell'uguale, la nostra vita si sarebbe ripetuta infinite volte e il mondo non avrebbe avuto mai fine. Però tra un periodo e l'altro ci sarebbero state delle esplosioni che distruggevano il mondo ma lo riproducevano esattamente uguale.